Da qualche settimana ha cominciato a circolare un nuovo mistero su YouTube. Si basa tutto quanto su 5 lettere che vanno a formare la sigla tra IGF. Secondo quello che sta venendo fuori in questi mesi, cercando questo termine, spunterebbero fuori tutta una serie di video che non dovrebbero stare su YouTube. Video estremamente inquietanti, estremamente criptici e video che sembrano, a quanto si dice, essere usciti fuori dal deep web. Oggi andremo ad esplorare tutta questa cosa e andremo a vedere nel dettaglio se questa cosa è vera o meno. Prima di cominciare e di mandare la sigla, quindi, vi ricordo semplicemente che se volete sostenere questo canale potete farlo iscrivendovi dal tastino qui sotto in basso, oppure semplicemente lasciando un like a questo video. Non dilunghiamoci oltre, quindi, mandiamo la sigla e andiamo subito a parlare di Try IGF. Buonasera visualizzazioni e bentornati in questa nuova puntata di Sottobosco. Perdonatemi lo sfondo un po' più, non dico spartano, però diverso dal solito, ma sono appena tornato da un viaggio, come sicuramente avrete notato sono mancato 2 giorni dal canale, non succede da un sacco di tempo una cosa del genere, quindi le spiegazioni di questa cosa arriveranno tra qualche giorno perché mi devono arrivare delle riprese che sono state fatte. Perché ho partecipato ad un certo evento molto importante e finora non ho detto niente in pubblico, quindi non lo farò adesso. Parliamo però di questa cosa che sta spuntando in questi mesi, che reputo molto interessante soprattutto per la narrativa che è stata fatta. Parliamo di TryGF. Cercando questo termine di ricerca su YouTube, spunterebbero un sacco di risultati estremamente strani ed inquietanti. Si parla di video in cui viene fatto veramente il peggio, oppure video estremamente criptici, video che guardati alle 3 di notte probabilmente regalano una bella notte in bianco. In questi mesi tuttavia sta venendo diffusa, visto che mi sono fatto anche un giro di pareri e un giro di tanti video che sono stati fatti al riguardo, la diceria che questi video potrebbero essere cicciati fuori dal deep web. Potrebbe trattarsi quindi di video in cui vengono commessi degli atti molto gravi e molto cruenti, potrebbe trattarsi di video in cui viene fatto di tutto. In particolare sta spuntando fuori questo video nel quale sembra esserci una chat con un predatore di bambini. Non c'è soltanto questo video ovviamente in giro, ma è uno di quelli che ha fatto parlare di più di sé. Il punto è che mettendo questo termine nella barra di ricerca e facendo partire appunto la ricerca, si comincia a vedere tutta una serie di risultati molto molto strani e inquietanti. Quello che le persone si sono chieste a questo punto è come sia possibile che YouTube permetta questo tipo di cose. Anche sul canale qui molto spesso abbiamo visto che YouTube sì, stringente di qua e di là, ma gli scappano un sacco di cose, oppure molto spesso sono fatte scappare, non dico apposta, ma quasi. Ho visto anche diversi video in cui ci sono dei creator che dicono di possedere le versioni originali di questi video e che assolutamente non vadano cercati perché in nessun modo qualcuno dovrebbe vederli, siccome si tratterebbe forse di roba illegale. Ho voluto quindi indagare in prima persona, ragazzi. Mi sono chiuso qui stamattina, in questo momento sono le 11:41 e voi questo video probabilmente lo vedrete tra qualche ora. E devo dire la verità, ho trovato diversa roba, ho trovato diversi video molto molto impressionanti. Il punto è che tutta questa storia è una balla colossale. Partiamo dalla definizione di deep web e di dark web, visto che a quanto pare le persone hanno tutti gli strumenti per informarsi, anche fosse soltanto il mio canale, ma non pretendo di essere l'enciclopedia del genere umano, ovviamente. Ma, santo Dio, nel 2023 fare ancora errori grossolani di questo tipo, non in quanto pubblico, ma in quanto proprio youtuber vari che hanno trattato questa roba e che hanno cominciato a dire no, queste sono cose che vengono dal deep web. Signori miei, anche una chat di WhatsApp è deep web perché non la potete cercare su Google. Quello che intendete voi probabilmente è il dark web, ma non mi stupisco del fatto che qualcuno che si metta a far circolare soltanto storielline horror, che per carità sono intrattenimento, me le guardo anch'io, però insomma quando si parla di certa roba sarebbe anche meglio riconoscere qual è il proprio ruolo. Perché dico questo? Perché questa vicenda di TryGF non è altro che il remake di una cosa che è successa 2 anni e qualcosa fa. Si tratta di un video che è andato un sacco virale per quanto mi riguarda, a proposito della vicenda del punto sulla barra di ricerca di YouTube. Non so perché si ricorda questa vicenda qui, comunque sia qualche anno fa, se scrivevi un punto, proprio il segno di punteggiatura sulla barra di ricerca di YouTube, ti comparivano esattamente questi video. La prima cosa che dobbiamo fare non è guardare i video però, ma è vedere che cosa significa la scritta che abbiamo messo nella barra di ricerca. Se messa su Google Translate, il risultato che esce fuori, mettendo il riconoscimento automatico della lingua, è questo qui. Una donna che afferma di essere la vergine
Vergine Maria è sposata con Cristo. Ho provato quindi ad informarmi su questa frase, parecchio strana e molto molto precisa in realtà. Però è venuto fuori che questa frase, nonostante sia così particolare e precisa, non appartiene di fatto a nessun testo esistente. Provo quindi a tradurre questa frase in varie lingue, varie volte, vari modi, ma niente di niente, non spunta fuori niente, i risultati sono soltanto un po' contestuali, contengono sì quelle parole, però non sono legate tra di loro. Fino a che non giungo a dei risultati vagamente più interessanti. Quello che esce fuori è tutta roba che spunta dritta dritta da subreddit, forum, siti e pagine, tutte più o meno sconosciute e anche un po' dimenticate da Dio. E anche qui, l'unica cosa che possiamo trovare è gente un po' sbigottita, spaventata da questo fenomeno, oppure qualcuno che racconta due cazzate così, ci sta. Siamo comunque in un forum. E quindi a un certo punto ho voluto proprio tentarle tutte per cercare di dare un senso a questa scritta araba. E ho cercato di tradurle in qualsiasi linguaggio di mia conoscenza e non. Quindi ho spaziato da lingue come per esempio, non so, l'italiano, l'inglese, l'hawaiano, tutte queste cose qui, per poi arrivare a linguaggi informatici. Un sacco di linguaggi ho provato, ragazzi. Sono arrivato addirittura a tradurla nel linguaggio ROT, dallo 0 al 25. Sopra di me state sicuramente vedendo quello che ho fatto, e state vedendo anche un po' il puttanaio che è uscito fuori traducendo questa roba. E a questo punto ho voluto prendere come campioni ROT 13. Non c'è una ragione precisa, semplicemente l'istinto mi ha detto che dovevo sceglierne uno. Ho deciso per quello lì, ma non penso che sarebbe cambiato molto. Il linguaggio ROT è stato ovviamente tradotto in parte da Google, che mi ha portato a risultati di ricerca più o meno simili a quelli visualizzati su YouTube, ma con una sottile differenza. Per qualche ragione tutti i risultati più tranquilli sono stati rimpiazzati da contenuti decisamente più malati, disturbanti, ma a questo punto mi sono detto che sarebbe stata un po' una perdita di tempo continuare a tradurre, tentare, fare. Infatti la mia conclusione riguardante un po' il senso di questa frase è che non ne abbia, semplicemente. Dopotutto esistono decine di video su YouTube che si basano su questo, no? Avete presente top 10 risultati di ricerca di Google apparentemente innocui che però poi ti portano a roba strana. Per dirvi, 2 Girls 1 Cup non è un paio di ragazze senza soldi che vanno a Starbucks. Probabilmente è un nome scelto per rappresentare questa sorta di fenomeno, ma senza un significato particolare. Tornando su YouTube, il primo risultato che ci viene fuori è questo qui. Cambia veramente pochissimo, tanti sono paro paro, anzi sono video che prima si chiamavano con il titolo, con il punto e tutta quella stringa di codice, e adesso invece sono stati cambiati in try GF. Questo perché quando una cosa del genere inizia ad andare in trend, cambiare il titolo a volte può farti entrare nell'algoritmo e può farti risultare come il risultato di ricerca di quella ricerca lì. Sono state fatte anche tantissime speculazioni sul che cosa voglia dire in realtà tra IGF, che sarebbe prova fidanzata, prova ragazza, però Dio solo sa. Il punto è che questi video non sono video pericolosi che nessuno dovrebbe vedere. Ragazzi, io vi giuro, la cronologia piena in questo momento di questi video, e non sono neanche diversi da un sacco di video che guardo quotidianamente che mi fanno ridere. Ma sono dei video innocui, sono dei video che non fanno assolutamente nulla, e soprattutto sono dei video che sono fatti apposta, sono opere artistiche se vogliamo. Anche quel video lì della chat con il predatore in cui chissà che cosa doveva succedere, a me sembrava più che altro un funny montage al contrario, una roba del genere. Ora ragazzi, per carità, io so che la voglia di diffondere delle creepypasta sia tanta, e lo è anche da parte mia, per carità di Dio, mi manca un sacco quel periodo. Però lo si deve fare bene, perché ricorrere ancora ad errori grossolani come la differenza tra deep web e dark web, ricorrere ad errori grossolani come no, questo video non dovrebbe vederlo nessuno, glielo stai facendo vedere. Insomma, tutta questa roba qui nel 2023, non lo so, è passato da 10 anni il 2013, ragazzi, bisogna anche un attimo aggiornarsi. Però mi avete chiesto in massa di trattare questa roba su Instagram, e quindi eccoci qua. State tranquilli ragazzi, cercare tra IGF non vi farà assolutamente nulla, anche perché esistono delle norme per quanto riguarda YouTube e per quanto riguarda tutte queste cose qui, per le quali no, questa roba se esiste se ne parla in larga scala, non ne parla soltanto lo youtuberino ogni tanto. Però niente, mi avete chiesto che cosa ne pensassi, e la puntata di Sottobosco di oggi, anche abbastanza flash se vogliamo, può volgere al termine. Vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi. Mi raccomando, rimanete aggiornati ragazzi, perché da oggi torniamo alla programmazione normale, tutti i giorni video come sempre. E piano piano torniamo a fare tutto quanto anche su TikTok, su Instagram, canali Telegram e tutto quanto, ma ci sono stati proprio dei disguidi dal punto di vista logistico, e quindi mi sono trovato per la prima volta a dover sacrificare addirittura 2 giorni di canale. Però che dobbiamo fare? Era per una buona causa, ma tranquilli che vi farò vedere tutto quanto il più presto possibile. Detto questo, grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima.